E quindi Tonino Guerra, uomo dell'ottimismo, dell'amore per la vita, nonostante tutto, nonostante il cognome si sia per molti versi rivelato come una profezia, è uomo del cinema, legato al cinema, che ha dato tanto al cinema. Quindi non poteva mancare Michele Pingitore, che nella nostra terra si abbina a questo termine, alla parola cinema. Grazie a Michele che ha collaborato all'allestimento di questa che è più di una mostra, è un evento del quale faranno parte anche dei momenti cinematografici, quindi di proiezioni cinematografiche e penso anche di discussione. In particolare domani, domenica 27 ottobre, si potrà seguire tutto il film di Tarkovsky, Parlacene. Allora, domani abbiamo appunto questo omaggio a questo rapporto fra Tonino Guerra e Tarkovsky, e invece il 24 abbiamo Tonino Guerra e Antonioni. Ci è sembrato importante fare questo omaggio a Tarkovsky perché Tonino Guerra è stato un personaggio che riesce a portare appunto questo regista russo in Italia nei primi anni 80. E ha fatto girare appunto questo film che hanno sceneggiato insieme, che è Nostalgia. Quindi faremo vedere più che il film, dei frammenti dei sopralluoghi di questo film attraverso un documentario che hanno fatto, che si chiama Tempo di Viaggio, e poi proprio invece il backstage di Nostalgia, quando stanno girando proprio Nostalgia. E questo naturalmente parlando anche di Tarkovsky, perché poi quando è venuto Tarkovsky in Italia, poi all'inizio doveva venirci soltanto per girare il film, poi invece ha chiesto asilo politico e quindi dopo tutta la sua vicenda è diventata un po' anche, diciamo, drammatica, perché poi infatti dopo pochi anni è morto, quindi è morto di cancro. Invece il 24 novembre avremo invece Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, perché bisogna dirlo, Tonino Guerra dall'Avventura, il film del 1960 di Michelangelo Antonioni, ha sceneggiato quasi tutti i film insieme a Michelangelo Antonioni, anche l'ultimo, quindi è stato uno strettissimo collaboratore di Michelangelo Antonioni, e quindi faremo lì un omaggio con anche delle proiezioni, in particolare con un'opera di Orazio Garofalo che prende appunto dei frammenti di un film di Antonioni, così. Cosa ne pensi del cinema in galleria d'arte? Sarebbe piaciuto a Tonino Guerra? Penso di sì, probabilmente sì, visto che questo è uno degli aspetti di Tonino Guerra, perché lui ha fatto anche questo, si è cimentato, diciamo, forse anche più cimentato come artista appunto visuale, facendo appunto dipingendo, non poteva sicuramente mancare questo aspetto che appunto che riguarda proprio il cinema, perché è stato, diciamo, la cosa principale che ha fatto oltre ad essere poeta, quindi perché lui ha sceneggiato per tantissimi registi, al di là di quelli che sono qui esposti, ha sceneggiato anche per i film di Tornatore, dei Fratelli Italiani, ma di Angelopoulos, tantissimi registi, quindi è stata una persona che ha collaborato con moltissimi registi e moltissimi registi hanno voluto collaborare con loro. Fra l'altro bisogna anche ricordare un regista che è stato fino a pochi anni fa, che ha vissuto qua in Calabria, che è per esempio Vittorio De Seta, un film che lui ha fatto in Francia era nato da un soggetto proprio di Tonino Guerra, che era l'invitata, quindi come si vede Tonino Guerra è un personaggio che ha collaborato veramente con tanti 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 autori di cinema. Bene, per gli appuntamenti di arte la nostra visita continua nella bellissima mostra di Tonino Guerra, che è decisamente un'occasione per la nostra città. Grazie Michele.